Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati a Trianon Viviani, il Teatro della Canzone Napoletana. Doppia inaugurazione per questa prima stagione in presenza, possiamo dire, sì. Firmata da Marisa Laurito. Doppia inaugurazione, stamattina c'è l'inaugurazione della Stanza delle Meraviglie, questo spazio di realtà immersiva innovativo che rientra nel progetto Arca della SCABEC. Stanza curata da Bruno Garofalo, che è anche l'autore e il regista del spettacolo Adagio Napoletano, che debutta domani sera alle 21 e che inaugurerà la stagione teatrale. Stanza curata da Bruno Garofalo, da un'idea di Marisa Laurito. Allora, andiamo direttamente, partiamo con la conferenza stampa. Cedo la parola al... con noi ci sono... Presidente De Luca, nella qualità di socio fondatore principale della Fondazione Trianon Viviani, il Presidente Giovanni Pinto della Fondazione Trianon Viviani e Marisa Laurito, direttore artistico. Passo la parola. Mi avevano riconosciuta già. Sì, anche il Presidente De Luca. Va bene. Passo la parola, sì, al Presidente Pinto per il saluto istituzionale. Sì, poche battute, buongiorno a tutti. E sono molto felice di aprire questo incontro di presentazione della Stanza delle Meraviglie. Grazie a tutti quindi voi che siete intervenuti e al Presidente De Luca. Il Trianon Viviani, luogo di aggregazione sociale e culturale, appena qualche anno fa era già chiuso da 2 anni, e con un'enorme montagna di debiti. Bene, grazie alla Regione Campania, ma soprattutto al ruolo determinante del Presidente De Luca, il teatro non soltanto è stato riaperto, ma quella montagna enorme di debiti è stata ormai archiviata. Stiamo lavorando con Marisa Laurito per il rilancio del Teatro della Canzone Napoletana, che coincide con la riapertura poi dei teatri in tutta Italia. E questa Stanza delle Meraviglie arricchisce senz'altro questo nostro percorso verso il Teatro della Canzone Napoletana. Grazie alla Regione, grazie a SCABEC, grazie al Presidente. Mi fermo qui, ringrazio tutti, passo la parola alla nostra vulcanica direttrice Marisa Laurito. Grazie, intanto grazie di essere venuti, anch'io sarò brevissima, perché poi dobbiamo andare a vedere questa Stanza delle Meraviglie. Io sono molto felice, anch'io devo ringraziare di cuore Vincenzo De Luca e la Regione Campania, perché dagli anni 50 si parlava di un teatro, di un tempio della canzone napoletana. Grazie al mio progetto che è stato accettato dalla Regione e grazie alla fattività di questo governatore, devo sottolinearlo, questo tempio oggi ce l'abbiamo, e non solo abbiamo un tempio della canzone napoletana che racconterà durante la stagione e accoglierà grandi protagonisti, ma soprattutto abbiamo la Stanza delle Meraviglie, che io ci tengo a sottolineare, è un volano per Napoli, per la Campania, per l'Italia, perché la canzone napoletana è un bene dell'Italia. Quando un maestro, non so, vi racconto questa piccola cosa, un direttore d'orchestra alle Olimpiadi, mi pare di Anversa, dimenticò gli spartiti, suonarono O Sole Mio al posto dell'inno di Mameli e tutti cantarono, tutto lo stadio cantò a voce spiegata. Oggi possiamo dire di avere un teatro dedicato solamente alla nostra grande musicalità, che parte dai canti sacri attraverso il Settecento, arriva alle melodie straordinarie che ci hanno resi famosi nel mondo, per lasciare poi, come dire, la parola, anzi la voce, ai giovani, a quelli che sono stati giovani, Peppino Di Capri, Pino Daniele, ma questo non è finito, perché in questo teatro abbiamo avuto giovani straordinari di oggi che proseguono la nostra grande tradizione. Quindi accoglieremo turisti e tutti gli appassionati appunto di questo genere. Io vorrei chiamare qui a parlare Pasquale Chalot,
che è responsabile scientifico del Comitato Musica Arca, perché Pasquale, oltre a ringraziare il presidente De Luca, il governatore, io devo ringraziare però, scusatemi, i nostri tecnici, i tecnici della SCABEC, perché Bruno Garofalo, che ha curato questo progetto, e Pasquale Scialò, perché davvero se non fossimo stati tutti quanti uniti insieme non ce l'avremmo fatta. Il nostro teatro ha uno staff fantastico, siamo una squadra e questo è meraviglioso. Grazie Marisa, e tu sei meravigliosa perché riesci veramente a mettere insieme le persone, a caricarle, a motivarle, questo è molto bello. Sinteticamente, allora, la stanza delle meraviglie che stamattina vedremo è un segmento di sperimentazione molto importante del nostro progetto all'interno dell'ecosistema digitale Cultura Campania, attuato nel progetto Arca da SCABEC. Quindi è un momento pubblico, addirittura di anticipazione del portale Sona, che è, diciamo, poi la cabina di regia, la mente di tutto. Che cos'è questo portale Sona? Velocemente, è un portale digitale cui si sono registrate tutte le culture musicali della Campania, che sono un bene emozionale dell'umanità, queste culture. Quindi vanno dalla canzone napoletana, classica, alle canzoni moderne, al jazz. Abbiamo una tradizione del jazz in Campania che è straordinaria, per la prima volta la documentiamo. Abbiamo l'etnomusicologia, tradizioni popolari, che tutti sappiamo quanto sono state significative, che documentiamo. E abbiamo una cosa che mi sembra anche interessante, documenteremo per la prima volta i suoni della Campania, quindi proprio il paesaggio sonoro. È una sorta di ecosistema che registrerà anche i suoni della città, i suoni del Cilento, i suoni, diciamo, dell'entroterra. E quindi questo è, diciamo, il punto di partenza, la cabina di regia, che questa piattaforma, questo portale sarà fruibile da fine novembre. E vorrei sottolineare un altro piccolo aspetto che mi sembra fondamentale. Chiariamo una cosa, non è soltanto un portale di catalogazione, cioè la catalogazione è un punto fermo e la facciamo in maniera radicale e in una maniera, diciamo, ufficiale, quindi secondo gli standard dei beni culturali, quindi non sarà un modo per catalogarlo in maniera anomala rispetto agli standard, è un modo per poter ascoltare i materiali, ma è anche un modo per poter fruire, quindi tutta la digitalizzazione sarà anche interattiva attraverso percorsi narrativi, approfondimenti di diversi autori, quindi è un modo per interagire con questa tradizione. Veniamo due parole soltanto sulla stanza delle meraviglie, perché se non la si vede non, potrebbe anche non essere così meravigliosa, noi pensiamo che lo sia. No, è meraviglioso. Allora, innanzitutto devo dire che quando Marisa mi disse vorrei fare la stanza delle meraviglie, mi sembrava un po' una follia, stanza delle meraviglie, che cos'è? Poi ci mettiamo a lavorare e il punto focale, diciamo, qual è? La canzone napoletana, in quanto appunto bene emozionale dell'umanità, non è soltanto una forma musicale da tutti ambita, da tutti cantata, eccetera, ma direi proprio, oggi diremmo in termini informatici, è un hub di diverse discipline. La canzone, se noi vogliamo raccontare la storia d'Italia, ma di Napoli e della nostra regione, le possiamo raccontare attraverso la canzone. La canzone ha raccontato le guerre, gli amori, gli odi, i grandi conflitti, ma addirittura direi la toponomastica, l'architettura. Noi possiamo fare un viaggio nella città sicuramente percorrendo attraverso le canzoni, avremo la guida per poter, cosa che faremo nel portale, perché molti dei materiali saranno geolocalizzati. Noi diremo questa canzone è legata a questo luogo, quindi tutto ciò è collegato. Qui allora l'antefatto è questo, la canzone è questo hub di diversi elementi, che sono anche multisensoriali. Faccio un esempio per tutti. Pensiamo a una canzone come Era De Maggio, il Salvatore di Giacomo. Si guarda, una canzone, ascoltavamo a due voci, i profumi. Cioè, quindi abbiamo cercato, attraverso le tecnologie digitali, di far esplodere questa polifonia emozionale che è nelle canzoni. E questa è la nostra scommessa di stamattina, e che ci abbiamo lavorato molto. E devo ringraziare appunto tutto il gruppo, il presidente Bottiglieri, che ha seguito e ha voluto, diciamo, questo lavoro, che è stato un lavoro molto impegnativo. E anche Maria Antonia Gregorio. Maria Antonia Gregorio
fondamentale, ma direi tutto Scabbe, che ha partecipato in una maniera eccellente dalla progettazione alla programmazione. Anticipo soltanto che questo teatro, che è il teatro di sperimentazione del portale Sona della Regione Campania, avrà anche prossimamente una stanza della memoria che curerò, che sarà la fruizione non online ma in presenza di tutto il patrimonio che stiamo immagazzinando. Insieme, buona stanza della meraviglia, prego. Insieme al patrimonio che ha la RAI, perché sì, siamo riusciti sì, adesso a unire questi due grandi archivi sì, che verranno qui in teatro e naturalmente ognuno sui sì, portali. E devo dire in questo, non perché appunto la stimo Marisa, in questo rapporto per riuscire diciamo a traghettare l'archivio storico della RAI di Napoli, che ha 100.000 record, immaginate 100.000 materiali che significa mettere dentro, ma lì c'è stata una presenza fondamentale di questa mediazione e di questo lungo percorso. Abbiamo qui in teatro, la RAI ci ha dato anche un jukebox che è sopra, che è al primo piano, virtuale, dove sì, muovendo la mano semplicemente si possono inserire canzoni e sì, contemporaneamente vedere allora, delle prima di dare l'avvio, immagini, adesso vedremo un piccolo sì, promo che abbiamo fatto, io vorrei fare un saluto a Salvatore Palomba, che è il sì, nostro poeta diciamo, della canzone napoletana, il quale... Dai che ha scritto canzoni meravigliose, vabbè, diciamo, una per tutte Carmela. Carmela, ma anche molte altre, quindi lo ringraziamo, che qui che ci ha dato anche un suo piccolo apporto per curare i testi che scorreranno nel corso. Veramente ci ha bacchettati prima di darci l'apporto, dice che scriviamo male il napoletano, a me. Allora può partire il nostro promo sì, e possiamo procedere, grazie. Passare la parola al presidente, al governatore De Luca, io vorrei solamente dire un'altra cosa, che per la prima volta il teatro Trianon Viviani ha una stabile della canzone, una compagnia stabile della canzone napoletana che si esibirà ogni mese, e questo credo che sia anche questo sia un segno molto forte per quello che per i risultati che poi noi in futuro vogliamo raggiungere, cioè diffondere la canzone napoletana nel mondo. Io vorrei che questo teatro diventasse il tempio unico nel mondo della canzone napoletana, anche perché tutto questo ce l'abbiamo solo noi qui. E posso dire un'altra piccola cosa? Volevo, visto che stiamo parlando di canzone napoletana, voglio mandare un ringraziamento anche a Renzo Arbore, che ha fatto 1500 concerti nel mondo e ha aiutato sicuramente a diffondere la nostra canzone. Grazie. Allora, credo che questa mattina abbiamo più di un motivo di grandissima soddisfazione. Intanto prendiamo l'iniziativa di oggi come il ritorno alla vita per tutti quanti noi. Al di là delle idiozie dei no green pass, torniamo alla vita anche grazie al senso di responsabilità e di civismo che hanno avuto i nostri concittadini. Mi è capitato di leggere cose da brividi pronunciate da un docente che ha paragonato ai nazisti la richiesta dei no vax.
immaginando che faccia parte delle libertà inalienabili anche la libertà di contagiare gli altri. Questa libertà non è prevista dalla Costituzione. Questo teatro che riapre, San Carlo, Avantieri, beh, sono il segno di un ritorno alla vita, quando riprende la cultura, quando riprende la partecipazione dei cittadini agli eventi culturali, vuol dire che davvero stiamo ritornando alla vita. Secondo motivo di grande soddisfazione, e non venivo qui da parecchio tempo, vedere che nell'ambito di questo ritorno alla vita c'è un teatro come il Trianon che rinasce dai problemi e dalla chiusura, perché abbiamo deciso come regione di farlo rinascere, per noi un motivo di grandissima soddisfazione. Sapete che se c'è un quartiere di Napoli dove questo ci riempie di orgoglio è Forcella. Se c'è un quartiere di Napoli dove è necessaria l'immissione di cultura, tenere vivo un luogo di aggregazione, forse. E questo per noi è davvero un motivo di soddisfazione doppia. Poi c'è un motivo intrinseco, la presenza di Marisa Laurito. Io ringrazio solo lei, poi tutto il resto, i tecnici, gli artisti. Vabbè. Ringrazio Marisa perché si è appassionata, perché ci ha dato la sua professionalità, ma ci ha dato la sua passione per Napoli. Altrimenti sarebbe stato difficile far decollare un progetto come questo. Allora, noi per anni abbiamo cercato di dare vita ad un luogo che fosse, non dico l'unico al mondo, ma il luogo permanentemente destinato alla valorizzazione della canzone napoletana. In altre grandi capitali d'Europa e del mondo c'è almeno un teatro nel quale chi vuole andare a vedere quella cosa va a vederla sapendo che c'è un luogo fermo. Bene, abbiamo raggiunto da questo punto di vista un obiettivo storico, cioè il Trianon, che è il luogo della canzone napoletana. I turisti che verranno, gli ospiti che verranno, gli appassionati di musica, di cultura napoletana sanno che da oggi in poi c'è il Trianon per chi è appassionato della canzone napoletana. Ma potremmo dare di più, potremmo dire di più, per chi è appassionato della cultura musicale di Napoli. È giusta l'osservazione che faceva Marisa, che facevano gli altri amici. Veramente questo è un patrimonio della cultura di Napoli, dalla cultura classica. Da San Pietro a Maiella, che abbiamo deciso di rilanciare con un altro investimento importante che facciamo come regione, dobbiamo recuperare sia la struttura fisica di San Pietro a Maiella, sia un altro immenso patrimonio storico che è custodito lì, che riguarda manoscritti, che riguarda strumenti musicali a volte preziosissimi che vanno protetti. Poi la canzone napoletana. Abbiamo appena finito le celebrazioni per Caruso. Oggi partiamo con questa bellissima iniziativa, la Stanza delle Meraviglie. Voglio dire una cosa che mi colpiva vedendo il video. Siamo riusciti nell'ambito della realizzazione dell'ecosistema digitale della cultura e della tradizione culturale di Napoli a rendere vive e ad umanizzare le tecnologie moderne. Mi spiego. I social, la società digitale rischiano a volte di avere esiti paradossali, di disumanizzazione, di nuove forme di alienazione, di nuove solitudini. In questo caso siamo riusciti, siete riusciti, a utilizzare le nuove tecnologie in un percorso di umanizzazione, facendo vivere non solo la canzone, ma gli ambienti di fine 800, di inizio 900, facendo rivedere la gente, il contesto, i suoni. È veramente una cosa straordinaria di come si possano utilizzare le nuove tecnologie in funzione di una umanizzazione
di queste tecnologie anziché di esiti disumanizzanti, alienanti. Avremo allora nei prossimi anni la valorizzazione del Trianon in primo luogo come luogo della grande cultura musicale di Napoli. La canzone di Napoli non è, non me ne vogliano amici di altre parti d'Italia, ma... il maestro Palomba, mi era venuto in testa una volta un'idea, io sentendo Carmela nell'interpretazione di Mina, lei sa che qualche anno fa abbiamo aperto una sede della Regione Campania a Milano, Spazio Campania, e ovviamente Milano è dinamica dal punto di vista della finanza, degli investitori, mi piaceva avere un terminale lì a vantaggio della nostra economia, ma anche, come dire, una sorta di gemellaggio culturale fra due grandi capitali vere, Milano, Napoli. E mi pareva che Mina potesse rappresentare Mina, Milano, Napoli, ma soprattutto con quella interpretazione struggente di Mina, di una canzone bellissima. Ovviamente ricordiamo l'interpretazione di Sergio Bruni, ma quella cosa di Mina mi intrigava. Avevo immaginato di fare un evento a Milano dal titolo Mina, Milano-Napoli, con la base musicale di Carmela cantata da Mina. Per dire, facciamolo, che può essere una bella cosa poi. E veramente, diciamo, non è la canzone napoletana è l'umanità di Napoli. Quando ho visto che voi ricostruite degli ambienti, ma anche dei riferimenti ai mercati, ai quartieri, al mare, al sole, all'amore, agli emigranti, alla sofferenza. Beh, veramente dentro la canzone napoletana c'è la vita e l'umanità di Napoli e dell'Italia, l'umanità profonda dell'Italia. A volte all'estero magari si fa fatica a individuare pure l'Italia, però Napoli si sa dov'è. Questa è la verità. Dunque, come vedete, è una bellissima iniziativa ricca di tantissime suggestioni. Per noi, campani napoletani, meridionali e orgogliosamente meridionali, ma per l'Italia intera e anche per quello che di bello realizziamo per il nostro paese. Dunque, sempre più nuove tecnologie, abbiamo fatto un investimento importante, credo che siamo l'unica regione d'Italia ad averlo fatto. Abbiamo stretto i denti in questi anni. Abbiamo realizzato, stiamo completando un ecosistema digitale, stiamo facendo la digitalizzazione di tutto il patrimonio storico, artistico e culturale della Regione Campania. Gli archivi, la letteratura, il teatro, la musica, i siti archeologici e con questa novità le tecnologie utilizzate non solo per fare gli archivi digitali ma per rendere fruibili questi beni. Gigi Vicinanza, il museo virtuale di Ercolano, veramente da questo punto di vista siamo all'avanguardia in Italia. E dobbiamo essere orgogliosi e vantarlo. A volte, siccome noi siamo propensi alla lamentazione, non vediamo neanche le cose di avanguardia che realizziamo qui. La nostra politica culturale ci ha portato a cose di avanguardia a Napoli e in Campania, anche se ogni tanto qualcuno non se ne accorge, per amore di polemiche inutili. Uno dei mali di cui dobbiamo liberarci è la lamentosità. Chi vuole parlare con la regione lasci davanti alla porta la lamentosità, non venite proprio a parlare, chi si vuole lamentare. Veramente grazie di cuore ai tuoi collaboratori, a quelli che hanno consentito questo lavoro, ma consentitemi grazie soprattutto a Marisa Laurito che con la sua presenza, la sua creatività ci consente di realizzare una parte importante del nostro programma culturale. Grazie a tutti.